Inaugurato a Capizzo il centro accoglienza del turismo rigenerativo, una struttura finanziata col progetto integrato del Parco del Cilento e Vallo di Diano che permette di creare le basi del turismo integrato. Quello di stasera è l'inizio di un percorso che sarà penso che sarà molto lungo e darà una propria identità soprattutto alle aree interne. L'idea originale di mettere in moto questo turismo rigenerativo nelle gole del calore è una idea brillantissima che va accompagnata, va sostenuta, perché questo nuovo modo di fare turismo, di accettare un nuovo modo di fare turismo, è quello del turismo sostenibile e compatibile. Le aree interne hanno questa identità, questa specialità, soprattutto questa vocazione. Oggi grazie al parco, ai progetti che il parco ha finanziato, si realizzano queste opere e si iniziano questi nuovi percorsi. Percorsi importantissimi che possono dare anche tanta voglia ai giovani di rimanere su questo territorio e trovare una sana e nuova occupazione. Qui ci si viene per rigenerarsi, ecco, quindi lo spirito del parco è ricompreso in questa parola. Quindi abbiamo accompagnato fino ad oggi alla conclusione, alla inaugurazione di queste belle strutture che riguardano più comuni della Val Calore, della parte alta dell'Alento, ed è una bella cosa. Il Presidente Troiano ha avuto modo di dire in questi giorni che lui sta assistendo a tante inaugurazioni, tutto quello che il parco è fatto è stato fatto ed è stato fatto tanto. Io quello che mi auguro è che queste cose fatte e che sono costate fatica, impegno, abbiano la loro naturale continuità anche con i nuovi fondi, che siano gestiti, che siano sentiti dalle popolazioni a cui è rivolto, perché questi non appartengono agli enti ma alle comunità che devono saper vivere, far proprie, impegnarsi, soprattutto le nuove generazioni che ad esse sono rivolte, che si professionalizzino e sappiano gestire queste realtà. E il parco serve anche, vedete, a spostare l'attenzione verso le aree interne, a rilibrare le relazioni e i rapporti squilibrati tra mare e montagna e interno. Ecco, questo è anche un altro dei significati. Adesso dobbiamo pensare seriamente a un'offerta turistica integrata da fare, cioè da cominciare a farla almeno in modo sperimentale. L'associazione che abbiamo costituito avrà questo ruolo e speriamo di poterlo avviare nei tempi più brevi possibile, pure perché dipende un po' anche da creare un regolamento tra gli enti pubblici e privati al fine di avviare effettivamente un pacchetto almeno sperimentale in questa prima fase per poi migliorarlo gradualmente monitorando. E questa struttura momentaneamente sia centro accoglienza che laboratorio rigenerativo, e da questa struttura partirà, diciamo, il raccordo, il coordinamento di tutti i centri visite degli altri comuni per cominciare a capire come fare materialmente questo tipo di processo, che non è solo un pacchetto turistico naturalmente, ma è un processo di sperimentazione di uno sviluppo sostenibile, anzi ancora meglio autosostenibile, perché noi stiamo andando verso un discorso autosostenibile, una gestione autosostenibile, perché altrimenti con una regia snella che ci possa condurre verso qualcosa che va avanti al di là dei finanziamenti pubblici. Quindi ci vuole una rete seria fra persone, molta qualità e controllo, trasparenza allo stesso tempo, per fare in modo che cominciamo a fare qualcosa che sia non solo turismo ma sia soprattutto sviluppo sostenibile. Questa è la cosa più difficile, riuscire a fare insieme turismo e sviluppo, cose che non, di solito non si riesce a realizzare.